Buonasera a tutti. L'Osservatorio Cittadino Rifiuti Siderno, il Comitato per la Difesa della Salute dei Cittadini, il Comitato Ecologico Pantanizzi, il Comitato Riviera Pulita, l'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, l'Associazione Culturale Volo e i partiti politici sidernesi Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Comunista, sede provinciale di Siderno, il Movimento per la Rinascita del Partito Comunista Italiano e il Circolo del Partito Democratico di Siderno vi danno il benvenuto questa sera a questa assemblea pubblica e vi ringraziano per essere così numerosi. Diamo subito inizio a questo incontro con una breve riproduzione di un video. Spegni le luci. Ciò che ammorba Siderno e che ci mortifica, ci sconforta e ci fa arrabbiare. Ma è su questa foto che dobbiamo soffermare la nostra attenzione. È una piantina nata nel cemento, nell'aridità. Vogliamo credere che quella piantina stasera siamo noi. Una piantina che si nutre di sentimenti popolari, di speranza e di voglia di riscatto di questo paese. Quella piantina siamo noi, per dire che non ci arrendiamo, che non vogliamo e non ci meritiamo un paese sporco, vittima dell'emergenza rifiuti. Ecco perché stasera associazioni, comitati e partiti, che rappresentano ciascuno una fetta della cittadinanza, hanno ritenuto, anche a costo di metterci la faccia, di mettere da parte le singole istanze portate avanti, perché singolarmente ciascun partito, ciascun comunitato ha sempre portato avanti queste tematiche. Però abbiamo deciso di metterci tutti insieme, di manifestare tutti insieme. Un'iniziativa quindi questa che è nata spontaneamente, proprio come quella piantina, per dire che Siderno non si arrende alla decadenza e al fallimento. È vero ovviamente che la questione emergenza rifiuti è un problema che esula da quelli che sono i confini comunali, riguarda l'intero comprensorio locrideo, riguarda la città metropolitana, riguarda la regione, riguarda finanche l'intera nazione. Però è anche vero che precisi e tempestivi devono essere i provvedimenti che possono essere presi da questa amministrazione comunale per garantire il ripristino di situazioni di normale vivibilità, senza ad esempio vedere rifiuti per strada per avere quindi maggiore pulizia. In quest'ottica quindi comitati, associazioni e partiti abbiamo già inoltrato la settimana scorsa un documento via PEC alle istituzioni, quindi alla prefettura, ai commissari prefettizi e alla città metropolitana
per chiedere ovviamente questo maggiore controllo e l'adozione di provvedimenti tempestivi, per chiedere maggiore controllo lungo le strade affinché i cittadini che commettano il reato di abbandono di rifiuti, perché di reato si tratta, vengano sanzionati attraverso un sistema di controllo che preveda per esempio delle fototrappole, appellandoci anche, come ci appelliamo questa sera, al senso di civiltà e di rispetto di tutti i cittadini. Abbiamo chiesto che venga anche diffidata l'Ocre d'Ambiente in questo documento al rispetto degli obblighi contrattuali, che non sono solo quelli della raccolta porta a porta, senza ovviamente togliere nulla agli operai di Ocre d'Ambiente, cui va comunque la nostra vicinanza e la solidarietà, perché è il loro sacrosanto diritto percepire la retribuzione regolarmente. Stasera siamo quindi tutti qui per confrontarci, per trovare attraverso gli interventi e diversi punti di vista le prospettive migliori, perché semplicemente non vogliamo essere un paese assuefatto. Noi abbiamo invitato ieri con PEC anche i commissari prefettizi e i consiglieri metropolitani della città metropolitana, che hanno dato disponibilità a partecipare. Se non che la dottoressa Moulet questo pomeriggio mi ha raggiunta telefonicamente dicendo appunto che questa sera nessuno dei tre commissari poteva essere presente per precedenti impegni istituzionali e assicurandoci la loro disponibilità a voler intervenire a questo incontro pubblico. Addirittura ci hanno proposto di aggiornare la seduta a giovedì, quindi fra due giorni, alle 18, presso sempre qui la sala del Consiglio Comunale. Per cui noi ovviamente i cittadini sono presenti questa sera e faremo intervenire chi vuole intervenire, soprattutto i rappresentanti dei comitati, delle associazioni che hanno molto da dire sul tema. Fermo restando ovviamente che il fatto stesso che i commissari abbiano dato risposte e soprattutto ci abbiano chiesto espressamente addirittura di aggiornare la riunione perché ci vogliono dare le risposte, già questo rappresenta per noi un risultato, un obiettivo raggiunto, significa che tutti insieme siamo stati ascoltati e che intendono assumersi delle responsabilità proprio all'esito di questa assemblea. Ora non voglio ovviamente occupare ulteriore tempo, cedo la parola a chi vuole intervenire pregandoli soltanto di contenersi entro i 2-3 minuti per dare la possibilità a tutti di intervenire. Grazie. Do la parola alla Presidente Maria Rosa Riadino, Presidente dell'Osservatorio Cittadino Rifiuti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e ringrazio infinitamente tutti i cittadini presenti e anche gli organizzatori di questa assemblea. Stasera non esistono colori politici, stasera ci sono solo ed esclusivamente cittadini di Siderno. Per quanto mi riguarda, penso che di rappresentare l'osservatorio nel miglior modo possibile, insieme a tutti i partecipanti, cioè i soci dell'osservatorio, i quali lavorano, non dico dalla mattina alla sera, ma abbastanza ore al giorno per andare in cerca di quelle discariche a cielo aperto. Il nostro compito è quello di monitorare il territorio per poi segnalare a chi di competenza le varie discariche. Segnalazioni che da qualche tempo a questa parte, mi dispiace dirlo, ma stanno sortendo un nulla di fatto. In una città senza nessun controllo da parte degli organi predisposti. È stato preparato un breve filmato che vi abbiamo fatto vedere in anteprima, con un mix delle zone più eclatanti, dove si possono notare cumuli di rifiuti abbandonati che dopo numerose segnalazioni, invece di essere bonificati, si sono triplicati. Un appunto però va fatto anche ai nostri concittadini, quei concittadini che incivilmente lasciano spazzatura dappertutto, fregandosene, scusate il termine, di chi abita nei pressi, senza pensare al danno
ambientale, ma non solo ambientale, ma anche alla salute dei cittadini, che devono sorbirsi queste puzze, questi odori, perché certamente l'indifferenziata non è che profuma, l'umido non profuma, per cui noi ci ritroviamo ad avere discariche piene di spazzatura di casa, in pratica, in tutte le strade di Siderno, non ce n'è una che si salva, né in centro e né nelle periferie. Anche nel centro, noi abbiamo la via Marina che non si può camminare per la spazzatura che c'è, poi arrivano e mettono incendi, peggio che mai, perché ci fanno respirare anche diossina. Quindi io pregherei che per 200, 300 euro l'anno, anche a mettere 10 euro al mese, la spazzatura si paga, la tassa sulla spazzatura si paga, come si deve pagare l'acqua, come si devono pagare tutto quello che interessa a noi cittadini per avere un servizio completo e un servizio sicuro. Da questo. L'osservatorio sono anni che chiede una verifica dei tributi per far sì che venga scovato l'evasore e non solo. Abbiamo chiesto anche che si paghi una tariffa impostata su quello che effettivamente si produce, ma visto lo stato in cui versa Siderno, anche questa è rimasta lettera morta. Vorrei chiudere, così lo spazio agli altri e anche ai cittadini che vogliono intervenire, vorrei chiudere con una parola anche sull'impianto, che nonostante tutti gli sforzi fatti per evitare l'esalazione, mi duole dirlo, ma devo smentire le affermazioni fatte dal Presidente della Metropolitana, che senza nessuna remora ha dichiarato che tutti gli impianti calabresi stanno funzionando al 100%. L'impianto di Siderno ha due linee di lavorazione con un solo biofiltro, che non sta reggendo il forte carico dei conferimenti imposti dalla metropolitana, raddoppiati e qualche volta anche triplicati, per far posto non solo ai 42 comuni della Locride, ma si sono aggiunti Reggio Calabria, Cittanova, Pollistene e Cinque Fronti per conferire organico e indifferenziata, lasciando a Siderno in ultima posizione come conferimento e tutti i fastidi che questo comporta, sia per la viabilità penalizzata e sia per il fetore che siamo costretti a respirare. Ho pregato per mesi i commissari di emanare un'ordinanza per un conferimento massimo di 30 tonnellate giornaliere. Purtroppo lettera morta anche questa. Vi ringrazio. Grazie. Grazie all'Osservatorio Cittadino Rifiuti Siderno, in particolare a Maria Rosaria Tino. Ora parla Francesco Martino per il Comitato per la Difesa della Salute dei Cittadini. Io cercherò di essere sintetico perché parlo spesso, però state attenti. Che la situazione nell'area dove c'è la SICA è drammatica. Se riuscite a leggere quei dati, chi vuole vederli, poi c'ho qualche copia che posso darla, è da 2016, da novembre 2016, che si fa un'analisi, compresa la stessa SICA, quindi sono dati, questi ultimi sono dati dalla SICA, che è obbligata per legge a fare due rivelazioni annuali, giugno e ottobre abitualmente, e da quando, dal novembre 2016 fino adesso, quell'area è completamente inquinata. Quindi su questo, al di fuori dei numeri, noi abbiamo una situazione che dal 2016 al 2020 non si è mai risolta. Sarò veloce. Fino adesso il valore massimo che si era ottenuto nel 2017 arrivava a un valore 400 volte di un materiale che si chiama tetrapoluritileno e con tutte queste sostanze sono cancerogene o potenzialmente cancerogene, era al massimo 400, quindi i dati che si possono trovare sinteticamente lì se uno ci ragiona un pochino. La cosa che mi ha sorpreso, io ho avuto i dati giovedì mattina dal comune, da mesi che li chiedevo, e per fortuna adesso ho tutti i dati dal 2016 al 2020, ma la cosa che subito mi ha colpito è che la sostanza cloroformio è fino a 1500 volte il valore
massimo che la legge prevede. Andiamo da 450 circa a 1500, poi se qualcuno vuole essere più nuovo è 1499,13, ma siccome i dati ci sono sempre delle tolleranze, già fosse 1000 non cambiava molto, già fosse 400 non cambiava molto, allora lì è una situazione incredibile a dirsi. Io presumo che il comune stia intervenendo, però questi dati ce li hanno 5 o 6 enti che di questo si occupano. Il settore ambientale del comune, che me li hanno dati, c'è la città metropolitana del settore ambiente, c'è l'ARPACAM, c'è l'ASPE, c'è la regione. Quindi tutti questi enti sanno, si spera, che questi dati non possono continuare a esistere, che quella situazione non può andare avanti. È una situazione veramente drammatica, non so come definirla, tragica, perché questi valori non si sono mai raggiunti. Poi da cosa dipende questa sorgente? Nel 2018 sono state fatte 24 piezometri da parte del comune con i soldi della regione, e questi valori massimi non sono esternamente all'area della SICA, non sono stati mai raggiunti. Sono quelle tabelle piccole, una sintesi chiaramente per non essere lungo. Quindi noi siamo che malgrado sono stati fatti le analisi, controlli, tutto quello, la situazione è peggiorata. Anche le altre due sostanze, che è il tetracloruro di tetracloruro di etilene, ha valori che vanno sui 200-300, non è che stiamo parlando che gli altri siano valori molto più piccoli, perché sono valori con sostanze cancerogene, quindi sono cose che si tratta di eliminare. Non si è trovata la sorgente, ci hanno provato, hanno fatto delle ipotesi, l'ultima che mi è stata riferita e che pensano che ci siano delle sostanze sotterrate. L'idea che hanno è di andare a fare altri piezometri in un'area che sopra, aggiustamento più di miei, ci sono sostanzialmente delle aree sopra, per chi conosce la zona, della SICA, in cui si pensa che sia stato sotterrato del materiale. Solo una piccola aggiunta veloce, cioè, giustamente, poi se serve intervengo. Lì c'è, la SICA utilizza un pozzo che quello si chiama pozzo esterno, se volete vederlo, che lo utilizza sul ciclo produttivo. Io non so se dipende dalla SICA, ma una fabbrica che utilizza un materiale inquinante dovrebbe essere bloccata. Va bene, grazie Francesco.